segnata questa partita, questa ripresa dopo due mesi, ed è andata, a essere sincero, meglio di quanto avevo previsto, soprattutto nel primo set. Nel primo set l'abbiamo giocata alla pari, punto su punto, e fino al 23. Peccato che poi siamo mancati due volte a muro su cose che hanno studiato a priori e di cui centrali erano ben informate e hanno fatto delle scelte per centrare altri punti che attaccano il posto 4, e con questi due punti praticamente tendenzialmente su queste piccolezze si è fatto perdere la partita, il set di primo. Oltre abbiamo mancato un po' di battute, tant'è che non si deve anche messo una cosa di operatori, però vabbè, ci sta. Il problema è che comunque al di là degli elementi che possiamo fare, il ritmo gara, le tensioni possono alterare quelle attitudini che comunque in allenamento vengono. Devo dire che dal primo set ho incominciato a crederci, ho ripreso un attimo alcune cose, magari un po' troppa di energia perché vedevo che potevamo farcela, e invece diciamo che dal secondo set abbiamo praticamente scollegato un po' la testa a quello della partita, e anche questo chiaramente è un dato importante, che comunque l'essere abituati a giocare, essere abituati a mantenere la testa nelle varie situazioni per 3-5-7 non è una cosa scontata. Se quindi all'inizio del campionato comunque abbiamo avuto in qualche maniera la fortuna di poter fare delle amichevoli, in caso non abbiamo potuto farlo per due mesi, e penso che sia giusta questa conseguenza. Adesso in settimana vediamo di recuperare anche le ragazze, dovrebbe rientrare inizialmente in luglio, lunedì, poi mercoledì se tutto va bene rientra anche Marimoni, e poi verso fine settimana dovrebbe rientrare anche Resti, e quindi diciamo che dalla settimana dopo Pasqua abbiamo il rientro completo di tutte le ragazze. Questo chiaramente non vuol dire che quando rientrano sono già performanti, questo appunto vuol dire che il gruppo rincomincia a risentirsi, a riviversi, a lavorare tutti insieme, e chiaramente aumenta anche la fiducia in ognuno di loro. Niente, comunque complimenti anche alla squadra del Sal, sapevamo che era una squadra bella tosta, devo fare complimenti soprattutto all'opposto, una grande capacità di salto, di invadenza a muro, veramente una bella giocatrice, e poi comunque anche tutta la squadra ben preparata, loro hanno fatto loro questa partita, sicuramente noi siamo sotto il nostro livello. Sarò curioso di vedere e rivivere questa esperienza anche con loro quando magari siamo un po' più